Vi spendereste voi 138 euro e spiccioli per una pompa da pavimento per gonfiare le ruote della vostra bicicletta, cari amici di Inbici? Vi spendereste quando sul mercato ci sono articoli che costano molto meno di questo e articoli che bene o male funzionano, fanno il loro dovere? Beh, la risposta è sì, se dietro una pompa del genere c'è la qualità e non solo, c'è anche una prerogativa che oggi per le biciclette attuali è molto importante, ossia quello del gonfiaggio, dell'installazione delle gomme tubeless, che oggi lo sappiamo vanno per la maggiore. Un articolo che dimostra quanto tutto questo possa essere vero è questa pompa da pavimento Topic Joe Blow Tubi Two Stage, un nome molto complicato, in realtà un articolo molto funzionale prodotto da Topic, azienda statunitense che in Italia è distribuita da Ciclo Promo Components, che ce l'ha inviata per provarla. Noi la andiamo a testare andando a montare un paio di coperture tubeless su un paio di ruote Durais tubeless da 28 mm su un paio di ruote Shimano, assieme a Gianluca Salimei. Ciao a tutti, ben trovati. Amico di Bicycle Officina di Tivoli, che ci dà una mano, quindi andiamo ad installare. Andiamo, partiamo. 74x26x18 cm, 2,3 kg di peso, un fusto molto robusto in acciaio e in alluminio. Mentre Gianluca comincia ad installare lo pneumatico con il sigillante, io vi spiego le caratteristiche sintetiche di questa pompa, la cui particolarità, a parte il discorso della sua funzione, è nel suo particolare erogatore nel mandrino e nella sua modalità di erogazione dell'aria. Fra un po' la scopriamo. Per tublessizzare, così si dice, Gianluca? Latticizzare. Per latticizzare e rendere tubeless queste nostre ruote utilizziamo questo sigillante Fiberlink di Finish Line, altro marchio distribuito da Ciclo Promo Components, un sigillante in Kevlar, quindi naturale. Che differenza c'è? Sigillante tra questi... base di lattice naturale senza ammoniaca. I primi vecchi lattici erano a base di ammoniaca, ma poi creavano dei problemi chimici di catalizzazione con le fibre dell'alluminio. Non era inconsueto trovare cerchioni mangiati all'interno. Questo problema non c'è con questo tipo? No, questo non ce l'abbiamo. Lattice a base naturale, molto green ovviamente, rinforzato, o meglio additivato con del Kevlar, che in fase di polimerizzazione con il lattice, quando viene a contatto con l'aria, tende a chiudere il foro, o eventualmente loro portano fino a 8 mm il taglio sul copertone. 8 mm vedremo. Vedremo, speriamo di non doverlo verificare. Tenderà a chiudere, esatto, a chiudere il foro. Copertura da 28 mm, quanto ne mettiamo? 30, 40 cc? Allora, ce ne vanno 20, 30 cc. Perfetto. Poi, essendo la prima latticizzazione, siccome i copertoni sono tubeless ready, non sono tubeless, quindi comunque hanno una loro porosità, è sempre meglio aggiungercene 10, 20 cc, perché devono anche andare a chiudere il perimetro. Perfetto, la copertura è installata, adesso andiamo ad utilizzare questa pompa. La particolarità, anzi una delle particolarità di questa pompa, che ha questo tra l'altro tubo in gomma molto lungo, molto comodo, è nel suo raccordo, un raccordo particolare che ha un sistema, si chiama Tubi Head, un sistema proprietario che permette di rimuovere il core della valvola e poi di innestare la pressione necessaria per permettere alla copertura di tallonare sul cerchio e poi di gonfiarla, tutto questo con una sola procedura. Tutto questo accade grazie a un selettore, eccolo qui, che ha due posizioni. La posizione 2, che è quella che utilizzeremo adesso, è la posizione di elevata pressione e basso volume d'aria, mentre la posizione 1, che utilizzeremo dopo, è quella di elevato volume d'aria e bassa pressione, che ci servirà poi a gonfiare. Quindi utilizziamo adesso la posizione 2 per far tallonare la copertura sul cerchio, cosa che evidentemente già è accaduta visto il botto che abbiamo sentito. Questa operazione, Gianluca, normalmente si fa con o un compressore dal benzinaio oppure con gli appositi boost, giusto? Con i boost o se si è dotati di compressore. Di compressore. In questo caso invece con un'unica pompa si abbiamo fa fatto tutto. La cosa molto intelligente di questa è la possibilità di smontare il core, cioè l'anima della valvola, che così il flusso d'aria che entra all'interno del copertone è decisamente maggiore. E questo appunto con questo mandrino particolare che permette di svitare contestualmente. Abbiamo riavvitato il core della valvola e non faccio altro che estrarre il raccordo. Perfetto. Il copertone è tallonato. E la ruota praticamente è pronta. Sì, poi gli diamo il colpo finale d'aria per portare la pressione che ci serve. Una generosa base in acciaio, un manometro a doppia indicazione, PSI e bar, tra l'altro la
portata massima è di 160 PSI, 11 bar e una maniglia ergonomica molto larga in polimetro morbido completano questa pompa che, come abbiamo visto, ha molte funzioni in più rispetto a una classica pompa da pavimento, no Gianluca? Sì, beh, sì, rispetto alla pompa normale di cui ogni ciclo amatore comunque può essere rifornito, questa dà un volume d'aria decisamente maggiore. Tubeless ha fatto disperare più di qualcuno nel tallonare, non tanto su cerchi nuovi, gomme nuove, ma magari, che ne so, reinstallare un tubeless per degli interventi all'interno del nastro, sulla valvola che perde. Beh, potrebbe essere serve anche l'alternativa al boost per il meccanico professionista, no? Mi? Il boost ha un altissimo volume d'aria, ma molto rapido, quindi non dà tempo all'aria di fuoriuscire. Ma costa quindi molto di più il decisamente del di boost. Più. Costa con decisamente questa invece di più. Ho tutto quanto decisamente di più. Questo è l'intermezzo, ottimo. Grazie Gianluca, alla a prossima. A voi. Ciao.